Sono ancora fresche nella memoria degli italiani e nei loro occhi le immagini di sabato per le celebrazioni del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma. E tuttavia queste celebrazioni sono durate lo spazio di un mattino come occasione di incontro, perché immediatamente sono ricominciate le polemiche su quali sono le misure economiche che il governo italiano deve adottare per rientrare nei margini contabili e finanziari del Fiscal Compact e quindi evitare una procedura di infrazione come quella che abbiamo vissuto nel 2011 sotto il governo Monti. È una questione apparentemente per addetti ai lavori, ma non è così. Non lo è per, diciamo, l'appuntamento celebrativo, che è stato un appuntamento importante, senza retorica, perché ha riconfermato la necessità dell'Europa. E non è per le tasche dei cittadini, perché queste misure di cui stiamo parlando, che il governo in queste ore sta adottando, sono misure che poi andranno a incidere direttamente sulle nostre tasche, per esempio attraverso un possibile aumento dell'IVA che invece appunto viene considerato sbagliato, in particolare da Matteo Renzi, che non vuole che ci sia un aumento delle tasse. Qual è il problema? Il problema è che se è impopolare dire agli italiani: guardate che ci sono delle cose che dobbiamo fare per stare entro i margini finanziari, perché quella cosa di stare entro i margini finanziari europei ci aiuta tutti quanti. E questo non significa che poiché è impopolare non va fatto. Bisogna caricarsi anche dell'impopolarità, della necessità di stare in Europa se questa necessità viene riconfermata come appunto è stato sabato scorso. Vorrei solo ricordare che Helmut Kohl, che è considerato uno dei padri dell'Europa, riuscì a debellare le critiche tedesche, che erano fortissime per l'adozione dell'euro come moneta unica al posto del marco, proprio perché pensava che quella cosa lì avrebbe contribuito a creare un'Europa più unita e più forte. Si batté contro le resistenze tedesche e perse le elezioni per questo. Capisco che questo è un discorso che non fa piacere al nostro ceto politico, però a volte bisogna saper rischiare anche il proprio futuro politico se la causa da perseguire è quella giusta. Credo che l'Europa, il mantenimento dell'Europa e anche il cambiamento delle cose che non vanno dell'Europa sia una di queste cause. L'impopolarità viene dopo, prima vengono gli interessi generali.